che mancano 8 minuti, 8 minuti in anticipo. Allora aspettiamo che arrivi un po' di gente. Così nel frattempo niente, nel frattempo mi guardate e io leggo. Ho deciso di fare una live all'improvviso, just chatting su Twitch, perché mi ero messo a lavorare e non c'ho voglia di scrivere, e quindi siccome non c'ho voglia di scrivere, che non mi viene, e cerco l'ispirazione, ho detto magari l'ispirazione viene chiacchierando, per cui questa live potrebbe finire in ogni momento, perché se per caso mi viene l'ispirazione mi metto a lavorare, e quindi... Abbiamo detto al collega che lo sentiamo un attimo dopo, anche perché adesso non è il caso. E voi cosa mi raccontate nel frattempo, finché si raduna una truppa? Buonasera, vediamo, c'è un po' di... Antonio Cappaldo, ma tu sei sempre sul mio Twitch, che ci fai? Ehi là, salve. Allora, il tema in realtà mi è venuto in mente, perché cercando l'ispirazione per scrivere delle cose che sto cercando di scrivere e mi riesco una metà, mi è venuto in mente che tipo 10 giorni fa, quando non trovando l'edizione vecchia, il disastro di avere un po' troppi libri. Insisto, no? E non, disastro di avere troppi libri, che delle volte ti viene in mente, ma vorrei ridare un'occhiata a quel testo. Poi guardi, pensi di averlo messo in un lato, infatti pensavo fosse giù. Fra la roba di filosofia, cercavo a Storia e Utopia di Cioran. Pensavo fosse giù fra la storia, delle cose di filosofia, e non c'era, perché infatti non ci appartiene. I capelli come Berlusconi, bravo Lollo Sicco. No, i capelli sporchi da un lato, e dall'altro, avendo avuto la pessima idea ieri, l'ho già dichiarato, di tagliarli e di non ascoltare cosa mi diceva la barbiera. Prima di tagliarli, che mi diceva: ma mettiamo, perché sono radi qua e là, su e giù, una roba rinforzante che darà, prima che ha detto che darà un po' di colore, insomma, ma dipinto i capelli, come noterete, cioè i capelli neri, come, anzi più scuri di quanto ce li avessi da ragazzo. E la cosa mi fa particolarmente schifo, ma addirittura, cioè, mi sono guardato prima, sì, il taglio va bene, mi va benissimo, avevo i capelli troppo lunghi. Ma il colore, francamente, devo dire, mi conferma che non ho capito quelli che se lo dipingono, si rifanno neri come quando erano ventenni. Magari un po', però, questa roba qua. E allora, sperando, non sono miei i quadri, adesso vengo alla questione dei quadri, lasciatemi finire. E sperando che mi ha promesso che lavandoli vanno via, si taglia via tutto, non ho voglia, perché ho una testa brutta. E niente, me li sono tirati indietro. L'altro giorno mi sono messo il cappellino. Adesso stare sempre continuamente col cappellino mi rompe via dei coglioni. E quindi sì, non è che dà fastidio a me. Sono appena andato a lavarmi i denti. Mi sono guardato allo specchio. Io ho detto: Madonna, che ridicolo, questi capelli neri che non hai mai avuto, tra l'altro, così scuri, e me li sono tirati indietro. Ok? Spiegazione data. Allora, Madonna benedetta, non si riesce a star fermi. No, non posso risponderti. Devo rifinanziare il mutuo della casa e mi stanno rompendo le balle, perché lo chiedi a uno, ti chiamano in 500. Troppe distrazioni, volevo fare due chiacchiere per concentrarmi, troppe distrazioni, mi sa che chiudo il telefono. Allora, vediamo un attimo. Stavo raccontando che, volendo rileggere Cioran, perché mi era venuta in mente una cosa, che è quella che vi voglio raccontare stasera, che è quella che voglio raccontare stasera, perché la trovo interessante, e non tro e mi ricordandomi vagamente che era in uno dei suoi libri, ma non ero sicuro quale. Però me ne ho comprati due o tre perché non li trovavo. Poi la cosa più divertente è stata, mi sono ricordato che qui, proprio in questa stanza qua, non nella libreria grande giù, ma in questa stanza abbiamo, eccola là, potete vedere un po' di libri, ma non tantissimi, insomma. Ok? Questa stanza qua, che è il mio studio, ho una sezione di scritti e letteratura, insomma, li ho ordinati un po' per argomenti. Balcanica, chiamiamola così, no? E allora sono andato a guardare lì e cosa ho scoperto? Ho scoperto che
due volumi in inglese di Choran c'erano, e c'era in particolare quello giusto, cioè questo. Nel frattempo io avevo ordinato un'altra copia, cioè questa, che è identica, semplicemente l'editore è diverso, uno è University of Chicago, adesso c'è questa Arcade Choran che lo pubblica, e siccome era arrivato una sera, l'avevo appoggiato sul tavolino, ci ho fatto una foto, così mi divertivo a fare una foto, l'ho messa su Instagram, il buon Rick Dufer, che è molto attento, l'ha notato e mi dice: Michele, ma leggi Choran? Dico: sì, leggo anche Choran. Ma insomma, sì, dice d'altra, Choran mi sembra passé, molta retorica, poca sostanza, in parte è vero, in parte no. No, non sono le 8 di mattina io, per una volta sono le 11:28 da voi, le 4:28 da me del pomeriggio. Detto, però c'è una ragione, l'ho lasciato in sospeso la ragione, e la ragione ve la racconto stasera. E qual è? Non so se sapete chi è sto Choran o Choran. Fa parte di un gruppo di cui faceva parte anche Mircea Eliade, che è un altro che ho letto con grande attenzione, di fondamentalmente pazzi fascisti, nazisti, balcanici, nello specifico rumeni, che negli anni 30 si entusiasmarono per tante cose, Hitler incluso, e comunque i regimi che nei loro paesi al tempo sorsero, o i movimenti politici in alcuni casi, non i regimi che al tempo sorsero, e che vedevano in questo, come dire, ribellismo nazionalista, in questa riscoperta del sangue, dell'identità nazionale, della superiorità, eccetera, eccetera, cripto, ma neanche tanto criptofasci, la rinascita di un'Europa. Teorizzazioni varie, che in realtà sono un po' alla radice filosofica, alla radice teorica, di molte delle cose nazionaliste, sovraniste, filoslave o filo superiorità europea, o anche scontro di civilizzazioni, fra civilizzazioni, eccetera, che da una ventina d'anni sono cresciute di nuovo in Europa e che animano molti movimenti che noi consideriamo vagamente fascisti, nazionalisti, reazionari, chiamateli come vuoi. Sì, Eliade aveva argomentato tante cose strane. Allora, va benissimo. Due cose. Adesso non voglio fare una lezione su costoro. In realtà la morale di questa sera, se volete una morale, è la seguente: che quando sono intelligenti, anche se hanno il cervello e le emozioni che vanno dal lato sbagliato, molto spesso, tipicamente le emozioni e le fantasie, e se anche scrivono cose strane perché non hanno in mano le informazioni, gli strumenti analitici o quello che volete voi per capire le cose come magari sembra a noi di averle capite. Insomma, se sono intelligenti, anche se dicono cose che ci sembrano oscene, merita leggerli. Non è che bisogna leggerli fino in fondo, non è che bisogna adorarli, non è che bisogna consumarseli tutti. Se sono ripetitivi, cioè Mein Kampf non è una cosa che vale la pena leggersela tutta. Leggi 50 pagine, capisci il tipo, capisci l'andazzo, il resto lo leggi se vuoi diventare uno specialista della testa del tipo, però se vuoi avere un'idea dal punto di vista del tipo, la leggi. Lo stesso vale per molti di questi qua, fra cui appunto Choran. Perché? Perché non è detto che riletto e filtrato in un'altra maniera, e anche interpretato con altri sistemi valoriali e alla luce di altre esperienze, anche gli scritti assurdi di uno come Choran, a parte per esempio nel caso di Eliade, ha scritto una stupenda storia delle religioni, che è piena di valutazioni sue, alcune del tutto strampalate, alcune francamente ragionevolissime, basate su dati e evidenze, la raccomando, cioè va assolutamente letto. D'accordo? Ma il punto è che le persone intelligenti a volte hanno delle intuizioni brillanti su questioni storiche, sociali, morali, quello che volete voi, fisiche, chimiche, biologiche, non lo so, letterarie, le quali hanno straordinariamente, il mio schema è sempre quello di Schumpeter, hanno una potenza analitica, una validità analitica che è indipendente dal sistema valoriale che li regge, dall'ideologia. E cioè le persone con cervello, con passione, con capacità di analisi, anche se complessivamente magari producono stronzate, nel senso il messaggio complessivo, come dirò in un attimo, per esempio, dei saggi di Choran in questo libro, non è, non solo non è facile da condividere, semplicemente folle.
alcuni aspetti analitici che contiene sono invece interessanti, meritano di essere riveduti. Quindi occhio sempre a scartare gli svegli, anche se non sono, come dire, non hanno le vostre valenze morali, perché gli svegli spesso hanno intuizioni buone. Nel caso specifico di Cioran, poi scrive, è vero, benissimo, in maniera eccessiva, pesantissima, ultra lirica, ultra retorica, ultra, c'è continuamente le valchirie che arrivano, è Wagner continuo, esagerato, sangue, superuomini, eccetera, eccetera, c'è un po' di tutto. Quindi stanca, si ripete con enorme frequenza, non è che abbia poi tante idee da comunicarci, ce ne ha relativamente poche. Ed era anche un ometto, è molto divertente negli ultimi. Cos'era? Finché ero in Italia, ho riletto, Adelphi ha pubblicato gli scambi di lettere fra lui e proprio Eliade, e sul piano pratico li vedi, sono alla fine due ometti piuttosto miserabili, uno molto ambizioso, l'altro meno, ma con i limiti umani che tutti abbiamo. Grazie, Ironic 46. Beh, lirismo, se volete provare a leggere, non ho un testo in italiano, provate a vedere se ce l'avevo fra quelli in italiano di Cioran, che sono qua, devo rimetterli al loro posto, non c'è spazio, ma non c'è, e quindi dovrò tradurre dall'inglese, quindi dovrei leggere in inglese, forse non rende. No, non so, non direi che siano populisti, non li classificherei come populisti. Adesso leggo un po' dei vostri commenti, se non vi dispiace, quindi sto un attimo in silenzio e poi vengo al punto che volevo raccontare. Sì, Renault Collector, sono d'accordo, infatti credo esista una forma ideologica che ha molto a che fare con la religione ortodossa più che con quella cattolica, che infatti Cioran coglie perfettamente, panslavista, che si ritiene più europea degli europei, che ritiene ciò che noi consideriamo il cuore dell'Europa, obiettivamente, culturalmente, l'Europa medievale, post-medievale, post-romana, ha un suo cuore originario, politico, anche culturale, che è, diciamo così, attorno al Reno, fate voi il raggio che volete, attorno al Reno più c'è, cioè, il pezzo rinascimentale italiano, ma quello è il cuore culturale, piaccia o meno a chi dice il contrario. In un certo senso gli ultimi arrivati, per mille ragioni, e lo vedremo, Cioran coglie molto bene alcuni aspetti, appunto, del complesso di inferiorità, dell'aggressività slava e russa, ovviamente si ritiene più europeo degli europei, questo è molto tipico degli ultimi arrivati in club ideologici. No, non è arrivata una mail su Outlook per Mac, per uno perché non uso Mac, due perché non uso Outlook, non so cosa sia arrivata quando il messaggio era stato scritto. E sì, tutto questo, stavo tornando a Renown Collector, che l'osservazione mi sembra corretta, tutto questo alla fine si agglutina, si mischia col nazionalismo, la specialità dell'essere bianchi e cristiani, veri cristiani poi nel caso loro, unici veri cristiani, e in realtà poi produce una forma di fascismo vero. Io credo che fra l'attuale regime sovietico, i vecchi regimi appunto balcanici degli anni 20 e 30 e altri movimenti, che sono gli Ustascia, e il fascismo, c'è pochissima differenza, anzi c'è la stessa roba, semplicemente declinata. Sì, sono d'accordo, Lorenzo Bini, anche qui, questi scritti che sono gli anni 60, finché viveva a Parigi, ormai un po' anzianetto e molto di moda, faceva il liberale, ma si capiva che era una postura, infatti si divertiva a spiegare che essere liberali è contro natura. No, no, non mi sto dando, io leggo molto, anzi queste sono tutte letture vecchie, le sto tirando fuori e le sto rendendo pubbliche, sono tutte letture molto vecchie, tutta roba letta letteralmente prima di venire in America, quando sono venuto in America nel 83, che avevo 27 anni, queste sono anzi tutte letture in un certo senso indotte dal Cacciari di Crisis, quindi seconda metà anni 70, primi anni 80, poi recuperate, perché uno la biblioteca se la vuole tenere intera, si rende conto che i libri lasciati dal padre gli mancano e li compra, ma in termini di letture sono tutte letture di quando avevo 20 anni, che hanno lasciato dei ricordi che ti rendi conto che sono rilevanti, e allora ne parli obiettivamente. Molta della roba che gira anche in Italia, perché poi le forme di pannazionalismo italiano che escono un po' sciatte, no? Di Mediterraneo, voi sapete che io prendo in giro spesso
quella che chiamo l'AIMS, perché nonostante loro voler essere, credo Caracciolo voglia essere un nobile di sinistra, in realtà dicono cose che non so se non se ne rendono conto, ma sono fondamentalmente schmittiane e fasciste. E quindi mi va di dirlo, essendo abbastanza certo di questa cosa, essendo abbastanza disposto a discuterne con chiunque ne avesse voglia, esiste un pensare europeo diffuso per l'Europa vecchio, che si sedimenta, che ha radici più antiche ancora, ma che si sedimenta nella sua forma laica negli anni tra il 20 e il 40 in Europa, poi ha delle code, tipo Selin, il pazzo fascista, come si chiamava quello italiano, Evola, anche post seconda guerra mondiale, perché non li trattano come loro avevano consigliato trattare i dissenzienti, e poi un po' svanisce. Adesso svanisce negli anni 50, 60, 70, ma in realtà finisce underground, questa maniera di pensare. Perché è vero che è molto radicato, molto associato a forme di cristianità, di interpretazione della propria identità, di definizione della politicità, molto europee, da questo punto di vista molto europee, quindi molto diverse, forse sono il punto dove le liberal democrazie, cosiddetto, la cultura europea è diversa dalla cultura del Nord America, USA e Canada, e dove il formarsi dell'entità politica chiamata Stati Uniti d'America, a causa della specifica cultura, valori religiosi, ideologia e filosofia dei Founding Fathers, ha rotto, si è differenziata, ha mollato, ha letteralmente scaricato un pezzo di storia culturale antropologica europea, e c'è un divide che è chiarissimo a mio avviso. Questo non è questione di meglio o peggio, è così a mio avviso. Vedo molti commenti, ne salto, molti mi fanno, ma perché era un ometto, basta vedere che un ometto, sì, era uno, fondamentalmente era un vigliacco, tante parole, molti di questi sono vigliacchi, sono di questi armiamoci e partite, cioè tante roboanti parole, spacchiamo il culo a tutto, le armate, gli armati, questo e quell'altro, e poi alla fine scappicchia. Ma Carmelo Bene non ho mai trovato particolarmente interessante, francamente, ma non ho voglia di parlare di tutto, quindi lasciamo stare. Prova un po'. E si tingeva i capelli, il suo spontaneo, ecco, io no, infatti purtroppo me li hanno tinti, giuro che me li lavo. Ma il problema non è avere simpatia, infatti in conflitti come quello della Crimea o dell'Ucraina si tratta di valutare sul piano proprio freddo, razionale, degli equilibri internazionali. Entrambe sono, quando si scontrano nazionalismi che definiscono il loro diritto politico a un pezzo di terra sulla base di etnie, identità linguistiche o come diavolo le vuoi chiamare, tribali, non è che una è giusta e una è sbagliata, perché capisci, non c'è nessun senso, non c'è nessuna logica al mondo in cui uno possa dire questa etnia, questa identità etnica, questa identità nazionale, e questa identità linguistica è migliore dell'altra. Non c'è, no? Anche che una avesse una storia stupenda, solo di bontà, amore, regali al mondo, invenzioni, tanta cultura, e l'altra di guerra e saccheggi, di per sé non potremmo dire una è intrinsecamente meglio dell'altra. Diremo una ha prodotto guerra e saccheggi, l'altra ha prodotto arte. Quando le due si confrontano all'altra, perché entrambe dicono io voglio questo pezzo di terra, e in quel pezzo di terra ci sono elementi di entrambe, certo l'atteggiamento, come dire, iperrazionale e distaccato è mettetevi d'accordo, condividete, è possibile convivere, sono già successi tante volte che si è convissuti regioni, religioni, lingue, etnie diverse nello stesso territorio senza ammazzarsi, forse lo potete fare anche voi. Se questo non riesce, non ti resta che il ragionamento cinico fra i due. Chi è più vicino a me? Chi mi fa meno danno? Chi è meno nemico di me? Chi ha nei miei confronti della mia etnia, della mia identità, dei miei interessi, un atteggiamento meno aggressivo? Punto. La valutazione sul conflitto ucraino
e in Crimea, sulla base di questo lo do, non sul fatto che i fascisti ucraini siano meglio dei fascisti russi o viceversa. E questo è valso, per esempio, anche nel famoso conflitto jugoslavo. Il problema non era se i croati erano meno fascisti o meno violenti o meno dei serbi. Il problema era che in quella fase, strategicamente, non so, tu devi chiedermi questo Montanari, non so chi cazzo sia. Non è che conosco tutti quelli che appaiono, alcuni francamente non merita neanche conoscerli. Ho l'impressione che questo Montanari sia uno di questi, è una perdita di tempo. D'accordo? E quindi direi che questa è l'affermazione. Ti sei perso l'inizio della live, mi dispiace. Allora, in questo saggio che si chiama Inizio di Utopia, non è un saggio, ne contiene 2, 4, 6, infatti, 6. Quello che mi interessa di più è il secondo. Perché? Perché ha a che fare con l'argomento di stasera. Gelo o acqua, nell'uno o nell'altro, grasso, può essere. Sono due giorni che non li lavo, a causa del fatto che una disgraziata me li ha dipinti. Insomma, basta passare i capelli, se no vado a mettermi il cappellino. Il prossimo fa un commento sui capelli, lo banno. Mettetelo scritto, fatelo sapere. Sì, le live si recuperano easy, le metto tutte su YouTube. A parte che rimangono su Twitch per 2 settimane, credo. Allora, il primo saggio, che si intitola Lettera a un amico lontano, è una specie di molto esagerata, egocentrica confessione di se stesso, della nostalgia per la grandezza bellica rumena, dei Carpazi, eccetera, eccetera, degli anni in cui era giovane, negli anni 30. Eh sì, ma ho messo, grazie Culino, ho messo Just Chatting, dovrebbe apparire come Just Chatting, non appare come Just Chatting. Questo dovrebbe essere. Sì, ma ho messo, grazie Culino, ho messo. Vedi, adesso mi è partito anche. Sono andato a controllare. No, continua a mostrare talk show e podcast. Eppure io ero andato a aggiustare, gli avevo messo Just Chatting. Sono assolutamente certo che l'avevo fatto. Maledetto, vediamo se mi obbedisce. Non mi obbedisce. Cosa dite? C'è un trucco? Vediamo un attimo. Ma sì, continua a darmelo come talk show e podcast. Sono quindi perplesso, perché ero convintissimo di aver fatto questa splendida modificazione. Ero assolutamente fiero della mia abilità. Ecco, invece non sono stato abile per niente. Che vergogna. Vabbè, lo aggiusto? Provo? Vediamo. Dov'è che era? Era in content, mi pare. Video producer, yes. Perché no, non era video producer, forse era insight, channel analytics. No, I don't fucking remember what it was. Stream manager, yes, stream manager. Edit stream info, yes. Ha fatto tutto lui, perché io gli avevo detto di essere Just Chatting, adesso glielo mettiamo, dai. Proviamo di nuovo, vediamo se ci obbedisce. È diventato Just Chatting? Sì, visto. E prima non aveva funzionato. Grazie per l'insistenza dell'ascoltatore, adesso non mi ricordo come si chiamava. San Culino, sì, ma infatti io l'avevo fatto, sì, è cambiato, bene, allora prima non avevo obbedito, forse non avevo schiacciato save, forse andavo di fretta, non ho schiacciato save, capita, Allora, dicevo, nel primo saggio, lì appunto esce, lo metto, perché è tutto un giochetto di parole sul fatto che ormai lui, anche se sta in questo posto di merda che è Parigi, non riesce a fare a meno di Parigi, anche se vorrebbe essere grande e tornare alla terra e alle aspirazioni della gioventù, anzi dovrebbe essere Magiaro, dove ci spiega come gli ungheresi lui li abbia sempre invidiati. Niente, è lì.
e poi fa tutte le riflessioni sul fatto che è impossibile essere obiettivi, eccetera. Ma il saggio che mi interessa di più è questo, intitolato La Russia e il virus della libertà. Ora, perché? Allora, perché è un saggio in cui costui fa l'apologia di della patria russa, dell'identità russa, come nemica delle libertà borghesi, del liberalismo, come paese che si fonda sulla negazione delle medesime e che ha una specie di destino storico. E se poi uno segue l'intera traccia dei saggi contenuti qua, e devo dire anche di altre cose, capisce molto bene il panslavismo, l'idea Dugin e compagnia di un ruolo storico, di un destino storico della Russia, e l'idea che molti anche sovranisti nostri accarezzano, vi leggerò la parte, cioè verso la fine, credo, in non mi ricordo se Odyssey o Rancor, sì. E cioè l'idea che l'Europa unita è un obiettivo da perseguire, ma non è un obiettivo da perseguire attraverso trattati, accordi politici, mercati uniti, unificazione, eccetera, eccetera. Ma in realtà si può perseguire in una sola maniera, sotto l'egida di un grande capo, di un grande dittatore, grazie a un grande shock, di qualcuno che unifica l'Europa come impero, e questo qualcuno non può non essere lo zar di Russia. E come lo argomenta, come lo vedi uscire? Il buon giorno non è uno che pensa analiticamente, quindi per riuscire a mettere in ordine questo suo pensiero, questo suo sistema del mondo, bisogna leggere delle pagine. A un certo punto dice, dopo la caduta di Bisanzio, Mosca diventa, per la coscienza ortodossa, che però poi alla fine per lui è quella buona, la terza Roma, e l'erede Mosca della vera cristianità, della vera fede, il primo risveglio messianico. Dice, poi c'è stato un secondo che riguarda la Russia, che deve aspettare i giorni nostri. Ha in mente la rivoluzione, lui legge molto in maniera molto interessante, la rivoluzione russa non la legge immediatamente, non la legge come comunismo, no, la legge come un terzo risveglio della coscienza russa, del destino russo di essere il leader d'Europa. E poi appunto il ritorno, la riunificazione, il riemergere la Russia al grande sonno dopo la grande invasione mongola. Ci sono dei riferimenti al fatto che l'Inghilterra li ha appoggiati, ma non importa. Ecco, poi c'è un pezzo interessantissimo, no? L'idea che lui dice è la seguente, no? C'è questo destino russo e la Russia ha... I vostri commenti un po' mi distraggono, sono anche divertenti, però un po' mi distraggono. C'è tutto un pezzo che continua a ripetere la Russia che è esclusa dalla storia. Sembra attribuire, cioè, il ritardo russo, come sapete, la Golden Horde, arrivando dall'est dell'Asia, invase i territori russi, li occupò e li controllò, quei territori che ora sono la Russia, perché al tempo i russi occupavano una piccola fettina, grazie agli OEI, per un periodo molto più lungo, per 2 secoli e mezzo a naso, di quanto lo fece per la parte più a ovest, e ovviamente non arrivando in Germania, non arrivando fondamentalmente in Austria, in Italia, Francia, eccetera, permise a quella parte di Europa di evolversi per gli affari suoi senza la dominazione mongolo-turca. Era questo ritardo storico che, non voglio mettermi a discutere se è vero o meno, non sono uno specialista dell'argomento, quindi non ho idea se il particolare ritardo culturale, sociale, economico russo che riappare evidente nel 1700, del XVIII secolo, sia fondamentalmente determinato dalla lunga occupazione mongola. Però così è. Dal punto di vista del Cioran è molto interessante, lo
rovescia, e quindi questa diventa sembrare una colpa del mondo, cioè che la Russia ha sopportato, i territori russi, ripeto, hanno sopportato l'occupazione mongola per un periodo più lungo, e quindi il desiderio russo di rivalsa, quando riemerge e si viene a riformare progressivamente il regno dello zare, poi con le varie aspirazioni imperiali da Pietro il Grande in avanti, viene interpretato come una forma di rivalsa sulla storia. Ed è bellissimo, perché dice che sia nel nome del marxismo o nel nome dell'ortodossia cristiana, i russi nella traduzione italiana non mi viene bene. E i russi sono destinati a rovesciare l'autorità della Chiesa e il suo prestigio. Non possono tollerare l'autorità della Chiesa di per sé senza abdicare al punto essenziale della loro missione, del loro programma, che dal suo punto di vista è quello del dominio militare, la costruzione dell'impero. D'altra parte, dice, adottando l'ortodossia, cioè il cristianesimo ortodosso, come la propria religione, la Russia manifesta il suo desiderio di stare lontana, di distaccarsi, di essere diversa dall'Ovest. Allora, quella è la cosa interessante di tutto questo pezzo, è che costui parla di paesi, in questo caso nazioni, etnie, come se fossero delle persone, che sono degli elementi preanalitici, folli, di tutti i nazionalismi, i quali parlano di un'Italia, una Francia, una Catalogna, una Spagna, una Russia, una Serbia, come se fosse un essere umano, non solo un essere umano, ma un essere umano di natura divina, ovviamente, ma antropomorfico, predefinito, una specie di Minerva che è sempre esistita, cioè esiste un'identità, un oggetto, un dio, che si chiama nazione russa, o una dea, ed essa ha delle caratteristiche che in realtà sono venute evolvendo nel tempo, determinando con migliaia di circostanze, eccetera, eccetera. Invece no, nella descrizione della folle, a mio avviso, sovranista, nazionalista, clanista, questa identità esiste a priori, esattamente come quelli che parlano dell'identità italiana, della nostra natura, del destino dell'Italia, che è una specie di roba preformata che esisteva ai tempi di Cicero ed è continuamente esistita, ha vissuto in Dante, eccetera, ed oggi vive tuttora. Ed è affascinante leggerla, no? Perché queste intere pagine sono tutte che parlano di una persona che si chiama Russia. E che identità ha, che cultura ha, che valori ha questa persona che si chiama Russia? Quelli che ha nel 1960 agli occhi di Cioran, in cui il marxismo del tempo, o il pseudocomunismo del tempo, anni 60 abbiamo Khrushchev, è solo un figmento, è una step nella storia di questa persona-nazione che afferma la sua identità, la sua responsabilità. E qual è la sua responsabilità? La sua responsabilità è di essere il grande impero. E lo dice, di nuovo, personalizzandola, questo antropoformizzando, Russia per di più. Non si vergogna della sua femminile, del suo impero. Al contrario, she dreams only of extending it. Chi più che la Russia si è sforzato di approfittare dall'aspetto, come dire, dal fatto che altri popoli si lasciassero acquisire? La Russia è spontaneamente, naturalmente, biologicamente, nel racconto di Cioran, una persona-nazione, un deo-nazione, una dea-nazione, che ha in sé l'impero e il desiderio di approfittare e sottomettere gli altri paesi. E non lo fa per cattiveria, ma lo fa per salvarli. Lo fa per salvarli. Cioran su questo è molto esplicito. E guardate che è il punto di vista, per questo vi racconto questo piccolo... non solo l'ho letto Nex Gozio, ma gli ho scritto anche la prefazione, quindi per quello è lì, fare un po' di pubblicità al libro del mio amico Manuel Fae, che, meglio sappiate, è la persona che gestisce un po' di marketing a tempo libero, ovviamente, un po' di programmazione di palinsesto di Liberi Oltre. Non il mio, ma... sì, Bubi Babbo, ma la maniera in cui la società americana, un parte della società americana parla di destino manifesto, la maniera in cui ne parla quella Russia sono un po' diversi, potremmo parlare, ma stiamo sulla Russia. Molto divertente, perché Cioran in questi testi
non racconta solo il suo punto di vista, racconta proprio il punto di vista, i fondamenti della filosofia politica oggi dominante nel mondo russo e slavo. Infatti dice, quando gli slavofili dicono, affermano che la Russia deve salvare il mondo, stanno impiegando un eufemismo, perché uno non può salvare il mondo senza ruling it, senza comandarlo, senza dirigerlo. Poi ci sono dei pezzi bellissimi, considerato che questo è uno che si era scappato a Parigi, e questa Parigi, come dire, ammorbata, decadente, fumosa, del tutto radical chic degli anni 60, tra un salotto con Sartre e così via, lui viveva comodamente, stava molto felice, non aveva voglia di mollarlo. Però diceva, questa cazzo di Europa, l'Europa è la puntina di un continente, il vero continente è quello occupato dai russi, perché dal suo punto di vista il destino russo era attraversare gli Urali e prenderci tutto fino all'Oceano Pacifico. Quella era, di nuovo, l'hanno deciso gli dèi, la Russia antropoformizzata, questa cosa qua. E poi continua, ci sono vari altri aspetti divertenti. Questo, per esempio, cerca la vitalità, cioè questa contrapposizione classica, quel tipo fra un mondo morto, intellettualizzato, freddo, vecchio, temi che vediamo anche adesso, ma che trovate, no? Negli anni 20 e 30, questo è scritto negli 60, ma sono temi degli anni 20 e 30, del liberalismo che dopo la seconda, i sistemi liberali o liberal democratici che dopo la prima guerra mondiale sono amorfi, sono incapaci di reagire, non hanno più vitalità, bisogna trovare delle forze vitali. E lui cerca delle zone di vitalità in Europa e dice, beh, ovviamente le forze vitali in Europa sono a est. Questo è assolutamente evidente, è bellissimo questo argomentare apodittico. Ed è evidente che più cerchiamo le zone vitali, più dobbiamo cedere all'istinto, e le zone istintive, non razionali, non sono a west, nel lato west, Francia, Germania, Italia, Spagna, Inghilterra dell'Europa, sono all'est. Cosa voglia dire esattamente, se ci pensate? Nulla riflette una situazione che lui ha in mente, che era tuttora vera, e cioè che quelle zone, essendo per migliaia di ragioni meno sviluppate economicamente, socialmente, culturalmente, parecchio più primitive, non c'è dubbio alcuno, erano più certamente istintive, no? Nel senso, più prone a forme di violenza, di istinto, di tribalità. Bellissimo altro pezzo, no? Poi alla ricerca l'uomo è molto well read, quindi a un certo punto cito uno interessante, che vi raccomando di leggere, infatti un giorno lo commenterò, che è Herzen, una specie di anarco liberale russo dell'inizio dell'Ottocento, che se ne va via sfiduciato dal fatto che la Russia non diventa come l'Europa dell'Ovest, no? Ma rimane zarista e medievale. E cosa va in cerca? Va in cerca di associare gli slavi, quindi c'è una forma di panslavismo, agli antichi germani, cioè i germanici che, facendo collassare l'impero romano, costruirono, poi definirono con i franchi, eccetera, la radice dell'Europa medievale che a questi piace. Ci sono altri pezzi, ma adesso non voglio annoiarvi troppo. È molto rivelatore questo saggio. Perché? Perché è un saggio scritto negli anni 60 ed è un saggio totalmente antiliberale, che ripropone una serie di... ma non esiste un manuale di storia economica di Alberto Bisini e Giovanni Federico. Scusate, perché? Vabbè, è vero, è inutile che mi arrabbi. Se faccio le cose a live, devo accettare che la gente mi faccia i commenti, e quello che devo riuscire a fare è evitare di guardarli, altrimenti perdo il filo, perché le persone fanno i commenti un po' a caso, senza ascoltare. Da un po' di frustrazione, perché la frustrazione del professore in classe, quella è la frustrazione del professore in classe, notare che c'è della gente lì in classe, hanno anche l'aria di starlo ad ascoltare, ma in realtà non lo stanno ascoltando, gliene frega un cazzo di quello che lui dice, loro gli frega di stare lì, fare un po' di compagnia e pensare a quello di cui hanno voglia, guardare lo spettacolo sul PC e poi fare delle domande a casa secondo quello che gli frulla per il cervello. E invece no, io volevo raccontare di perché leggo Cioran e
ed è il fatto che Ciora, nella sua lettura della Russia e del destino russo in Europa, in realtà anticipa di buoni 40 anni, 50 anni, quello che oggi è il sentimento dominante, l'ideologia dominante nel mondo sovranista filo Putin. L'altro saggio, il saggio seguente, che si chiama Apprendere dei tiranni, è sulla stessa linea. Perché? Perché fondamentalmente dice: volete capire la politica? È super schmittiano. Volete capire la politica? Volete capire l'evoluzione del mondo? Volete capire come si migliora il mondo? Imparate dai tiranni, perché i tiranni sono il simbolo della vitalità, della saggezza, del coraggio, dell'essere uomini per davvero. Il saggio inizia con una frase molto bella, che è vera, che è molto acuta. Perché? Perché coglie, io credo, ognuno di noi, indicando qualcosa che ognuno di noi ha pensato. E dice: tutti coloro che non hanno conosciuto la tentazione, può essere solo mentale, di essere i primi nella città, costoro non capiranno nulla di come funziona la politica. Niente capiranno delle passioni che viene, del desiderio che viene nel tentativo di ridurre gli altri allo stato di oggetti. E costoro, quelli che non sono mai stati tentati dalla tentazione, scusate, quelli che non sono mai tentati dal desiderio di essere i primi nella città, nel loro gruppo, non riusciranno mai, nemmeno lontanamente, a afferrare gli elementi che definiscono l'arte del content, che è un po' il disprezzo. Okay? Allora, è molto interessante, perché la sua definizione della politica, qui Dally Mello forse gli piacerebbe se la sentisse, tanti altri anche più seri, è nell'esercizio, nel puro desiderio del potere fine a se stesso. Ora notate che in tutto questo c'è un elemento di verità. La definizione, la costruzione di uno spazio politico ab originem è probabilmente la costruzione di uno spazio di autorità, di qualcuno che, essendo più forte degli altri, riesce a vincere nella lotta per essere i primi nel gruppo, la città, il gruppo, il clan, il paesello, la tribù, la mandria, e attraverso questo puro desiderio di comandare si impone e definisce il politico originariamente come ciò che pertiene alla sua autorità, ciò che lui, tipicamente un lui, anzi è sempre un lui, perché è tutto un problema di esercizio della forza, lui decide per gli altri ridotti a oggetto. Quindi è vero che se uno lo guarda nella prospettiva lunghissima e torna indietro i 10, 15, 20 mila anni, no? Il politico si definisce attorno a un capo, a una tribù, e si definisce attraverso la trasformazione di tutti gli altri membri del gruppo in oggetti del capo, no? È vero. Ora, questo di per sé, siccome era così all'origine, deve essere così per sempre, e il senso del politico nel senso di gestione di ciò che fa un gruppo deve davvero essere basato sull'idea che c'è un tiranno che trasforma gli altri in oggetti? E questa è la maniera più efficiente, giusta, pratica, diffusa, attraente, leggete un po', scegliete un po' voi l'aggettivo positivo, no? Che possiamo pensare? Platealmente no, esattamente nella stessa maniera che la cucina, il nostro cucinare, all'origine si è definito come pezzo di carne sul fuoco, ok? Senza particolare attenzione ai materiali, e però non consideriamo che la grande cucina, la cucina di per sé consista nel buttare carne a cazzo sul fuoco, sulle braci, bruciacchiarla un po' e poi mangiarsela cercando di rompersi i denti e tenendo in mano l'osso, no? Abbiamo scoperto, usando il cervello, i gusti, la creatività, l'interazione, le baruffe, quello che volete voi, abbiamo scoperto che si può cucinare in altre maniere, che è più divertente, più gustoso, ci si alimenta meglio, più interessante. Abbiamo anche scoperto che le decisioni collettive si può cercare di prendere in maniera diversa da come le prende il tiranno, che si può cercare di essere, non è che ci riesca, poi si può cercare di essere, come dire, capaci di interagire senza essere gli oggetti, senza essere trattati come oggetti dal tiranno. Ma invece, bravissimo il giochetto retorico dei Cioran. Guardate che il giochetto retorico di molti di questa filosofia brada, da quarto livello, che gira in Italia, si fonda su questi giochi di parole, no? Costui parte da lì e poi continua. L'intero saggio è un po' su questo tema, no?
natura superiore del tiranno e soprattutto sul fatto che per essere tiranni occorre essere assolutamente cinici e falsi. C'è un pezzo bellissimo. Sì, al limite. Si può anche governare, rule, non dice governare, ma rule, comandare, senza usare i crimini. È assolutamente impossibile governare senza ingiustizie. Ora, anche questa frase è vera. C'è un'altra maniera di guardarla. Qualsiasi atto politico, qualsiasi atto di governo, lo insegno in classe da anni, nella decisione di politica economica è impossibile essere asettici e tecnici. C'è sempre un conflitto. C'è sempre nell'azione che fai di politica economica qualcuno che ci guadagnerà, qualcuno che ci perderà. Tanto poco, quella è la questione, i riflessi, gli effetti di questo guadagnarci, di questo perderci, di chi ci guadagna e ci perde sono rilevanti, però è vero che nelle decisioni politiche c'è una componente, quindi se volete, di ingiustizia. Perché? Perché la decisione politica taglia, risolve o modera o cerca di far stare assieme conflitti contrapposti. Questo è il pensiero anche di come dire, di quello che io considero uno dei migliori pensatori liberali del secolo scorso, Isaiah Berlin, che ci ho citato decine di volte nei video degli ultimi due anni, che ovviamente lo legge in maniera diversa, ed è anche il pensiero del Machiavelli e di tanti altri. Non è questo il punto. Il punto è che il Cioran lo legge come quindi va bene il tiranno che commette ingiustizie. Le ingiustizie sono parte del governare, e quindi cosa hai da dire contro le ingiustizie? Se ti opponi, sarei, una parola che mi piace moltissimo, vanquished, che vuol dire praticamente distrutto, asfaltato, con linguaggio moderno. L'intero saggio, che non sto a citarvi, è molto interessante. Perché? Perché vi racconta Schmitt, lui non lo dice, ma ve lo racconta, come dire, a livello di stomaco, no? A livello di stomaco. E così continua. Adesso mi fermo qui, visto che ci sono centinaia di domande che ho cercato di scartare, però insomma vale la pena darci un'occhiata. Il saggio finale è ancora più divertente, si intitola L'età d'oro e racconta la sua utopia, che è una specie di utopia del tribalismo tirannico felice, che siccome è frutto della vitalità e produce un capo che è riconosciuto come tale sacralmente dalla comunità, esercita il suo potere praticamente si riducendo agli altri a oggetti, ma oggetti volontari, desiderosi di essere oggetti, e quindi supera, va oltre questa debolezza, questa come dire, esilità del liberalismo, no? Dove per liberalismo si intende nella testa sua questa roba che più o meno tutti hanno il voto, più o meno ci sono i partiti, si dibatte, più o meno si vota e si cerca di avere un sistema elettorale che sia più o meno rappresentativo del voto medio. Ovviamente chi è liberale nel senso tecnico sa benissimo che invece non esiste il popolo, che il coraggio del liberalismo, la forza del pensiero liberale alto è proprio quello di riconoscere che non è che esista il volere del popolo antropoformizzato, esistono gruppi di interesse, conflitti, e i sistemi politici giocano a minimizzare i danni collettivi da questi conflitti e cercare di fare sì che questi conflitti, attraverso il meccanismo anche politico, oltre che economico, oltre al dibattito culturale, questi conflitti generino guadagni sociali invece di generare perdite sociali. La soluzione utopica e si accontenta, il pensiero liberale politico si accontenta, riconosce che ci sono drammi, che ci sono imperfezioni, che ci sono ingiustizie e che in questa interazione, se volete chiamarla dialettica per fare i filosofi hegeliani, c'è il vivere politico dell'umano. E i Cioran di questo mondo, siano essi fascisti o comunisti, amano risolverlo magicamente. È una risoluzione, la risoluzione specifica del Cioran, che è un fascista, fondamentalmente lo è, cioè, intrinsecamente, proprio profondamente fascista, nel senso profondo della parola, è questo atto vitalistico. Arriverà il tiranno in quanto capo sarà probabilmente slavo, forte, bello, intelligentissimo, tutti lo seguiranno, tutti saranno contenti di essere il suo oggetto, e da lì nascerà questa Europa grande, condotta da una Russia, a sua volta condotta al grande zar.
Ovviamente il sovrano è altamente illuminato e così via. Ecco, allora chiudo qui questa lunga prolusione introduttiva, adesso guardo le domande. Questa sappiate che è più o meno l'ideologia, la visione del mondo di chi oggi fa il salviniano, putiniano, di chi teorizza l'Europa alternativa e opposta, e nemica degli USA, in chi vede negli USA i complotti, più o meno giudaico-massonici o quello che volete voi, eccetera, eccetera. È una cosa che unifica i teorici della potenza europea in quel senso, appunto i fascistoni e anche tutta una fetta di, non so come chiamarlo, post-comunismo comunista, non so bene come chiamarli, questi con... bravissimo Babi Babo, questo mi è piaciuto, un leviatano che beve vodka, direi di sì. Sì, l'immagine che ce l'avevo vagamente in mente, sono andato proprio in questi mesi finché ero in Italia, infatti mi è venuto in mente perché in libreria con Susanna, o cercando così libri a caso, cosa che si fa, entri in libreria per farti stimolare da quello che c'è sugli scaffali, spesso c'è poca roba, ma insomma sempre meno. Ho visto queste lettere fra Eliade e Cioran, non le avevo, Cioran, non so tanto dove vada l'accento, non avevo mai, sapevo che erano, che si conoscevano, non sapevo che avessero mantenuto una amicizia a base di corrispondenze per così tanti anni. Le ho prese, mi è venuto in mente appunto rileggendo queste lettere che qui vengono fuori fondamentalmente degli ometti, e niente, mi sono ricordato come fondamentalmente in Cioran ci fosse chiarissimo sia negli anni 30 sia dopo nei suoi scritti. Ci sono anche altre osservazioni, è interessante, magari un giorno facciamo una cosa positiva, ma anche questa è positiva, cioè l'uomo aveva capito delle robe, cioè molta parte dell'intelligenza russa politica del potere russo si vede davvero come lui lo vede, per cui dal punto di vista analitico ha ragione. Ora che dopo tutto questo sia il meglio, sia il destino dell'Europa, sia la maniera per diventare grandi e belli, c'è da discutere, però coglie, descrive quello che questi pensano. Ah, ciao Santiago, buona domanda, non lo so. No, lui diceva che il destino della Russia è di conquistare l'Europa. Quindi, tra l'altro, in questo saggio che è scritto appunto negli anni 60, in cui c'è una percezione di una potenza sovietica e quindi russa molto più forte di quella che era, lui vede una Russia in espansione, no? Si è presa Polonia, Bulgaria, notate che si è presa i paesi da cui lui veniva, la Polonia, cioè si è presa una bella fetta, no? Si è allargata, praticamente ha preso tutta l'area slava. Cioè l'URSS realizza il sogno, va detto, i nostalgici dell'URSS non sono nostalgici del comunismo nei vari paesi, sono nostalgici del sogno panslavista. C'era l'impero slavofico, ok? Sì, chiamalo cesarismo, come volete, cioè, sta roba ha tanti nomi, perché ovviamente di tiranni che a lui gli piacciono tanto, ce ne sono stati tanti, o di tentati tiranni, o di aspiranti tiranni, quindi possiamo dargli tanti nomi, ciò che conta è l'assenza. Tomare, la chiacchierata con Andy me la sono fatta la settimana scorsa, ci siamo visti a pranzo, però non è che registriamo sempre, c'è un limite, quindi... Non so, quando avrò tempo faremo una chiacchierata registrata con Andy. Certo che facciamo la live con Heidegger, con Palma su Heidegger. Certo, adesso appena Adriano si fa vivo, infatti, aspetta, visto che ci sono gli scrivo, perché stavolta tocca a me, l'altra volta è toccato a lui, quindi vediamo, ma sarà che dorme. Non è ottambulo come me, e da voi è un po' tardi, una mezzanotte e un quarto. Allora, che domande? Tornerà una live con Gerardo. Allora, vi annuncio che domani alle 9:30 su un nuovo canale che adesso annunceremo con dei tweet, su un nuovo canale YouTube che si chiama Liberi Oltre le Illusioni STEM, che STEM sta per scienza, tecnologia, engineering in inglese, in italiano sarebbe STEAM, engineering and mathematics, nascerà... Aspettate che scrive Adriano. Eh,
faremo una live con la redazione nuova, che è un offshore, un ramo della LibriOltre originale, che quindi a questo punto acquisisce un secondo canale YouTube e poi acquisirà anche un terzo la settimana dopo, e in cui presenteremo la nuova redazione, che farà approfondimenti nelle materie delle scienze naturali, quindi dalla fisica, abbiamo in mente delle cose anche molto divertenti, chi di voi è interessato a problemi di fisica, teoria delle stringhe, alte energie, componenti subatomiche, quello che si chiama standard model, muoni, faremo delle cose su quello, di medicina, molto di neuroscienze, c'è anche appunto Gerardo, per quello mi è venuto in mente, e prenderemo, grazie a Sir Ponge, che le piace l'arredamento del mio ufficio, devo dire, l'ufficio a casa, sì. Il resto della casa, vuol dire, è un po' diverso, questo è più minimalista, meno roba esposta, questo sarà che ci sto parecchio tempo e preferisco avere tutto a portata di mano e pieno di roba, ha più roba del resto della casa. Ecco, quindi il canale lo presentiamo domani sera, quindi domani sera alle 9:30 date un'occhiata su YouTube, ok? Date un'occhiata su YouTube perché faremo per un'oretta e mezza la presentazione di questo nuovo canale STEP. Il sabato seguente, quindi sabato 8 maggio, domani è il 1° maggio in Italia, quindi dopo cena, dopo che avrete celebrato la festa del lavoro, Labor Day, l'8 maggio faremo invece la presentazione di un terzo canale YouTube che si chiamerà LibriOltre Illusioni Agora, e dedicato ad approfondimenti su materie, chiamiamone sociali umanistiche, cioè in termini di facoltà, se volete, o di campi, dalla pittura all'arte, alla poesia, alla filosofia, fino all'economia, alla sociologia e così via. Questo perché abbiamo deciso di fare così. Adesso vengo a sta roba ai mercatini. No, non sapevo che Roberto è successo. Spero che non sia stato aggredito per quello che ho scritto sulle mascherine all'aperto. Mamma mia, cioè, il mondo è pieno di coglioni proprio. Il cane sta meglio. Grazie. E dicevo, ci siamo resi conto che il canale attuale è molto intasato. Ci sarà anche Simone Seppe nella redazione di Agora, perché fra le rubriche di Agora Pensiero Parallelo sarà una delle rubriche. Siamo resi conto che è intasato, che per mille ragioni cresce meno in termini di audience, in termini di qualità di materiale prodotti, è cresciuto appunto fin troppo. È diventato un territorio troppo stretto per l'enorme varietà delle cose che vengono prodotte, e che fa piacere a me, fa un enorme piacere che ci sia questa grande comunità di intellettuali, di persone capaci, di professionisti che racconta, informa e diffonde. Però voi capite che la soddisfazione viene anche dal fatto che poi queste cose vengono ascoltate, che raggiungono un pubblico. Nessuno di noi si aspetta i milioni di ascoltatori, neanche le centinaia di migliaia, ma le decine di migliaia pensiamo sia possibile. E allora uno delle step che pensiamo sia possibile è cercare di coltivare orti diversi, niche diverse, angoli di mercato diversi. I tre canali vorrebbero fare quello, quindi il canale storico di LibriOltre rimarrebbe, certo che fa piacere, non un robot, non ho nessuna, ma guardate, però lasciate stare gli abbonamenti che fate pagare, quelli usateli per il canale di LibriOltre, io mi pagano bene, grazie, non è snobismo il mio, se diventate seguitori, insomma, quello, voglio dire, i soldi che arrivano sono dei simboli di apprezzamento, ma se uno deve scegliere dove metterli, li metta a LibriOltre. E quindi avremo questi tre canali, non solo il canale podcast si è molto rafforzato, insomma c'è parecchia roba nuova a mio avviso, e quindi seguite. Domani si comincia con la... si comincia con la presentazione sì, li potete dare a Rick Dufer, va benissimo, o a LibriOltre, anche LibriOltre ha bisogno di finanza, su questo c'è un po' di concorrenza, ecco. Sir Ponge, gli orari, ho obbedito alle regole di...
di Twitch ho creato una schedule per le cose regolari, no? Questa qua di stasera è estemporanea, era fatta per riuscire a riconcentrarmi su quello che devo scrivere, l'ho distratto da probabilmente il fatto che continuavo a pensare quale delle offerte del rifinanziamento del mutuo prendere, e quindi non riuscivo a concentrarmi. Avevo in mente sta roba e ho detto, vabbè, parlo di quello, magari mi concentro. In effetti ci sto riuscendo, quindi fra un po' vi saluto. Comunque, se guardate, c'è una schedule che praticamente vi prende le vostre mattine tutta la settimana. No, non credo che andrò in un'altra università a Guiscalzo, sia per l'età, sto bene, mi trattano estremamente bene, le condizioni. Insomma, ho preso il contratto qui quando ero, come dire, desiderabile dal punto di vista del mercato, tant'è che avevo altre opzioni da scegliere circa 15 anni fa. Adesso non sono più una cosa su cui valga la pena investire tanti soldi, perché ho smesso di fare ricerca quasi. Ne faccio un po', anzi ne faccio nell'ultimo anno, ne ho fatti più che nei 5 anni precedenti, parecchia di più. Però insomma non sono hot potato, non prenderò mai il premio Nobel, quindi uno da 64 anni lo assumi per tanti soldi se e solo se c'ha qualche probabilità di prendere il premio Nobel, se no non lo prendi, e io non ce l'ho. Quindi no, non credo che me ne andrò a Wushu, perché ci sto bene. Se lui, se nonostante la sua provincialità, mi piace, con i miei colleghi mi sono simpatici, l'università è, su alcune cose mediocre, su altre è estremamente stimolante, i studenti sono bravi, mi danno molta libertà di vivere metà qui, metà in Europa, perché dovrei mollarla? Non c'è, credo sia molto difficile qualcuno mi offre una situazione migliore. Ma sì, cancello, vi voglio tanto bene, vi ringrazio. Adesso, appena finito, scarico e cancello. Raccordo, un grazie a tutti e per stasera vi ringrazio. La riflessione era su Cioran, poi abbiamo aggiunto un po' di chiacchiere, ci sta. E adesso però torno a lavorare. D'accordo? Bracci e buonanotte. Buonanotte, grazie.